Goalkeeper Trainer è l'applicativo per gli allenatori dei portieri che permette di gestire, organizzare e memorizzare i dati e le prestazioni del portiere durante gli allenamenti e le partite. Dal menu principale sono accessibili diverse sezioni dell'applicativo: portieri, partite, esercizi, allenamenti, test, massimali, gol, stampe e configurazione. Entrando in ciascuna di queste sezioni viene visualizzato l'elenco di tutti gli elementi già inseriti ed è possibile effettuare diverse operazioni grazie ai tasti presenti in alto a destra: stampa, cerca, mostra tutti, ordina e chiudi. In alcune schede compaiono anche altri tasti, ad esempio per la navigazione tra gli elementi. Scegliendo l'icona più in alto a destra o a sinistra a seconda del tipo di scheda viene creato un nuovo elemento. Scegliendo invece l'icona cestino nella parte destra l'elemento viene cancellato. Cliccando l'icona dei dettagli nella parte sinistra dell'elemento si entra nella scheda dettagliata, da dove è possibile inserire o modificare tutti i dati. In generale, su tutte le icone e i tasti dell'applicativo, fermando il cursore del mouse, compare un messaggio di aiuto. GK Trainer consente l'inserimento anche di disegni, foto, contenuti audio e filmati, cliccando l'apposito pulsante e scegliendo il file relativo. In generale, gli elementi multimediali vengono memorizzati all'interno dell'applicativo, mentre per i filmati viene memorizzato soltanto il percorso sul dispositivo, per via delle loro eccessive dimensioni che potrebbero rallentare il funzionamento dell'applicativo. Per questo motivo è importantissimo non modificare mai il nome e la posizione di un filmato sul proprio dispositivo una volta inserito all'interno di GK Trainer. Cliccando sull'icona Play è possibile avviare la riproduzione dei filmati. In generale, in ogni sezione del programma, accedendo alla pagina principale, in alto compare il titolo della sezione con sotto il numero di elementi attualmente visualizzati. Se sono sottolineati vuol dire che ci sono degli elementi non visualizzati. Per vederli è sufficiente premere il pulsante Mostra tutti in alto a destra. C'è anche la possibilità di effettuare ricerche premendo il tasto Cerca ed inserendo il criterio di ricerca in uno o più campi dove compare il simbolo della lente di ingrandimento, quindi premere il tasto Invio della tastiera per avviare la ricerca. Per spostarsi tra gli elementi occorre invece premere i tasti con le frecce, sempre in alto a destra. La sezione Elenco portieri contiene informazioni relative al singolo portiere, accessibili dall'icona dei dettagli nella parte sinistra del portiere scelto. I dati sono organizzati in schede tematiche: anagrafica, valutazioni, misure, allenamento, test, infortuni, gara e multimedia. Nella scheda dati anagrafici, oltre ad inserire i dati personali del portiere, vi è la possibilità di inserire quelli relativi alla famiglia, scuola o lavoro, alle stagioni precedenti e inoltre questionari personalizzati da proporre periodicamente inerenti allo stato psicofisico del portiere, domande relative ad aspetti personali, tecnici, psicologici e sulle aspettative del portiere. È possibile inserire anche la foto del portiere o cancellarla. Nella scheda stagione precedente, cliccando sull'icona dei dettagli nella parte sinistra, possiamo inserire informazioni relative a quella stagione. Scegliendo il tasto più a destra della casella stagione è possibile definire una nuova stagione, mentre scegliendo quello accanto alla casella categoria possiamo definire una nuova categoria specificando le relative informazioni di dettaglio. Nelle schede domande personali, tecniche, psicologiche e sulle aspettative, oltre ai dati del questionario, è possibile inserire i dati sulla stagione, sul rilevatore, sulla data delle indagini ed eventuali note. Dal tasto Mostra dati si accede alla visualizzazione dettagliata delle domande e delle risposte. Le domande possono essere scelte da una lista a discesa modificabile dalla sezione Configurazione portiere. In queste ed altre schede, cliccando la casella in alto a sinistra, è possibile limitare la visualizzazione soltanto agli elementi della stagione predefinita. Tale stagione può essere impostata sempre nella sezione Configurazione stagioni. La scheda Valutazioni comprende le schede di valutazione sintetica, tattica, tecnica, psicologica, di condizione e di coordinazione del portiere.
In ciascuna è possibile limitare o meno la visualizzazione dei dati della stagione predefinita e accedere dall'icona di dettaglio alla scheda dove inserire informazioni relative all'elemento scelto. I parametri delle valutazioni vengono proposti scegliendoli da una lista a discesa, modificabile dalla sezione Configurazione portiere. Nella scheda Misure vengono inseriti visualizzati i risultati di misure antropometriche e di massimali degli esercizi effettuati con entrambi o solo un arto. Anche qui è possibile scegliere solo i dati della stagione predefinita, mentre dall'icona dei dettagli si accede alla scheda per l'emissione dei dati. La scheda è arricchita con dei grafici che riportano l'andamento nel tempo delle misure antropometriche rilevate. La scheda allenamento offre accesso a informazioni anche in formato grafico inerenti le sessioni di allenamento raggruppate per micro, meso, macro ciclo e per singola seduta. Come sempre è presente la casella per limitare i dati alla stagione predefinita. Le informazioni vengono rappresentate graficamente scegliendo l'icona dei grafici. Al di sotto ci sono ulteriori grafici che indicano il tempo dedicato dal portiere, in base agli allenamenti a cui ha partecipato, alla preparazione per ciascun elemento condizionale, coordinativo e tecnico. Nella scheda periodizzazione vengono fissati gli obiettivi del periodo di allenamento programmato. Accedendo alla scheda di dettaglio della periodizzazione si possono visualizzare tutte le informazioni ed inserire dei video esplicativi. Le schede test e infortuni riportano rispettivamente informazioni dettagliate su test atletici ed eventuali infortuni subiti, mentre la scheda gare riporta la lista delle partite giocate con alcuni dati sintetici e permette di visualizzare, anche graficamente, l'andamento nel tempo delle valutazioni ricevute. Nella scheda multimedia è possibile visualizzare i filmati delle partite, allenamenti e periodizzazioni eventualmente inseriti per il portiere in esame. La sezione Elenco partite contiene i dati relativi alle partite raggruppati in dati generali, tecnici, tattici, psicologici, altre valutazioni, situazioni, interventi e gol subiti. Nella prima scheda che compare oltre ai dati generali sulla partita è possibile inserire un filmato e indicare la formazione propria e dell'avversario, incluse le riserve. I nomi dei giocatori della propria squadra possono essere inseriti manualmente oppure caricati da quelli predefiniti nella sezione Configurazione squadre. È inoltre possibile memorizzare i dati relativi agli arbitri, ai guardalinee, alle sostituzioni e ai marcatori. Nelle schede successive troviamo dalla parte sinistra la lista dei portieri impiegati durante la partita e dalla parte destra i rispettivi dati. Per prima cosa occorre scegliere il portiere per il quale si desidera immettere i dati, cliccando sulla sua scheda che sarà evidenziata in bianco. Dopodiché si prosegue con l'immissione dei dati nella parte destra della scheda scegliendo l'opzione desiderata dalla lista discesa ed indicando la propria valutazione con un eventuale commento. Le opzioni disponibili nella lista sono modificabili sempre nella sezione Configurazione gare. Inoltre, dalla parte sinistra è possibile visualizzare graficamente le statistiche relative alle azioni e ai gol subiti da ciascun portiere. Cliccando sull'icona delle azioni compaiono il grafico dell'andamento delle partite nel tempo e le statistiche delle medie delle situazioni e degli interventi. Scegliendo i tasti della parte destra invece è possibile consultare i grafici delle situazioni e degli interventi difensivi e offensivi. Cliccando sull'icona del gol compaiono disegni e grafici relativi alle statistiche del gol. Scegliendo i tasti della parte destra della scheda è possibile visualizzare anche i grafici del tipo e modalità gol. L'ultima scheda della sezione è interamente dedicata ai gol subiti. Qui troviamo per ciascun portiere anche i disegni dove indicare graficamente la posizione di ingresso della palla nello specchio della porta, quella del portiere e del marcatore al momento del gol. Per ciascun gol è possibile inserire un disegno, una foto, un commento, audio e un filmato.
Nella sezione elenco gol è possibile vedere tutti i dati dei gol subiti dai portieri, sia attraverso gli schemi previsti dall'applicazione per indicare la posizione della palla del portiere e del marcatore, sia attraverso disegni, foto, audio e filmati eventualmente inseriti. Inoltre sono presenti riquadri gara e portiere, dove sono riportate brevemente alcune informazioni rilevanti. Scegliendo l'icona di dettaglio, compaiono le rispettive schede con informazioni ancora più dettagliate ed eventualmente modificabili. La sezione Programma allenamenti è predisposta per programmare esercizi e allenamenti macro, meso e microcicli e le singole sessioni di allenamento. Nella scheda Elenco esercizi è possibile creare e visualizzare gli esercizi necessari. In ogni caso, sul sito www.gktrainer.com sono disponibili delle raccolte di esercizi gratuiti ed altre a pagamento, da installare nell'applicativo GK Trainer per arricchire la propria collezione. Dall'icona dei dettagli si accede alla scheda del singolo esercizio, ove si possono inserire disegni e filmati, mentre i materiali, gli elementi tecnici, condizionali e coordinativi vengono selezionati tra quelli proposti dalle rispettive liste a discesa. Tutti i dati degli elenchi sono modificabili dalla sezione Configurazione allenamento. Nella scheda Elenco allenamenti vengono creati allenamenti specifici combinando diversi esercizi. Dall'icona di dettaglio si accede alla scheda di allenamento, dove è possibile scegliere gli esercizi da utilizzare e il loro ordine ed eventuali filmati esplicativi. La lista con la quantità esatta dei materiali necessari per l'allenamento viene automaticamente calcolata cliccando sul pulsante Aggiorna, in modo da non portare materiali superflui. Se vengono apportate modifiche alla lista degli esercizi, sarà quindi necessario cliccare nuovamente il pulsante Aggiorna. Le schede elenco macro, meso, microcicli e sessioni descrivono come sono stati pianificati gli allenamenti. Infatti è possibile programmare le singole sessioni di allenamento raggruppandole in cicli settimanali, microcicli, mensili, mesocicli e cicli di più mesi, macrocicli. Quindi le date di inizio e fine di ogni ciclo o sessione devono essere comprese all'interno del ciclo di cui fanno parte. Ogni sessione è abbinata ad uno degli allenamenti costruiti in precedenza. È possibile visualizzare anche graficamente il tempo dedicato durante le sessioni di allenamento agli elementi condizionali, coordinativi e tecnici. Diversamente dai grafici della sezione portiere, che si riferiscono al tempo dedicato dal singolo portiere selezionato ad ogni componente dell'allenamento, i dati qui indicati sono relativi al tempo previsto dalla sessione o dal ciclo selezionato per ciascuna componente dell'allenamento. Inoltre è possibile attivare il filtro per vedere soltanto i dati relativi ad un singolo ciclo di allenamento, che sarà evidenziato con uno sfondo giallo, mentre gli elementi filtrati compariranno a destra oppure sotto l'elemento scelto. La sezione Elenco test riporta i possibili test da far eseguire al portiere per valutare le sue prestazioni fisiche come resistenza, reattività, esplosività, eccetera. Oltre a questi, l'allenatore può inserire anche dei propri test specifici, accedendo sempre dall'icona dei dettagli e compilando la scheda presentata. Occorre inserire una descrizione dettagliata. C'è anche la possibilità di inserire fino a 3 foto e di indicare se il test deve essere eseguito con uno o con entrambi gli arti. La sezione Elenco massimali propone degli esercizi di riferimento per valutare la forza muscolare dell'atleta. Naturalmente c'è sempre la possibilità di arricchirlo creandone di propri dal pulsante più. Dall'icona dei dettagli, a sinistra dell'elemento, compare la scheda completa di tutte le informazioni, come la descrizione dell'esercizio, il gruppo muscolare coinvolto, se eseguibile con entrambi o con un solo arto, e un'immagine o disegno.
Dalla sezione formati stampabili è possibile accedere sul lato sinistro ai moduli in bianco relativi allo scouting delle partite per tutti i dati rilevabili o separatamente per gol, interventi, situazioni e valutazioni. Sul lato destro è possibile accedere ai formati ottimizzati per la stampa. La sezione Configurazione offre la possibilità di inserire i dati che vengono visualizzati nelle liste a discesa nelle altre sezioni dell'applicativo. Si può scegliere la lingua in cui si desidera usare l'applicativo e dal pulsante Configura dizionario si può anche cambiare i termini in uso dell'applicativo, in modo che meglio si adattino alle proprie esigenze. La pagina principale della sezione contiene schede e pulsanti. Nelle schede situate in alto si possono inserire domande e valutazioni relative ai portieri, informazioni necessarie per comporre esercizi ed allenamenti, valutazioni, situazioni e interventi delle partite, tipo e modalità dei gol. Dai pulsanti posti sul lato sinistro, invece, si accede alla configurazione di preparatori, stagioni, gruppi di lavoro, competizioni, squadre, categorie e rilevatori autori. Sono presenti anche i pulsanti di modifica password, licenza, importazione esercizi, importazione ed esportazione del database e in ultimo reset dei dati.